prevenzione e cura sono oggi le metodiche più importanti ed efficaci per combattere le malattie dei nostri tempi. In questo contesto, il Centro Radiologico e Poliambulatorio Phoenix a Chiaravalle Centrale si pone l'obiettivo di assicurare un alto servizio. Il centro si avvale di personale altamente qualificato con medici radiologi, ecografisti e tecnici di radiologia altamente specializzati. Il poliambulatorio risponderà ad ogni esigenza con specialisti in diversi campi. Con una dotazione strumentale di ultima generazione, il centro si propone di offrire un qualificato servizio di consulenza diagnostica e specialistica anche a domicilio. Unico nel suo genere in tutto il comprensorio, sarà un valido supporto ma anche un ottimo sostituto della rete ospedaliera. Phoenix, via Foresta, Chiaravalle Centrale. Per informazioni o prenotazioni 0967 92580. Il centro ha attivato agevolazioni per esami in fascia economica. Il 22esimo turno della promozione Girone B dice che se il campionato si concludesse oggi non ci sarebbero i play-off. Ciò visto che le Battistrada Stilese e Gioiosa Ionica vincono le rispettive gare contro la Bagnarese 0-4 in trasferta e contro l'Africo 2-1 in casa e staccano il Brancaleone, fermato sullo 0-0 a Gioia Tauro, in una gara con poche emozioni e pari che va sicuramente meglio alla compagine di casa. Il Filogaso ne rifila addirittura 5 al malcapitato Archi, tripletta di Cannatello per i gialloverdi, e si prepara al meglio alla gara con la capolista di domenica prossima. Vincono anche Ludos Ravagnese e Sporting Catanzaro Lido, rispettivamente contro la Rombiolese e la Villese, e si portano entrambe a quota 33, con i reggini che hanno ancora una gara da recuperare, agganciando la Bagnarese. Vincono anche le loro gare interne, il Monasterace, 2-1 sul Ionica Mammola, e 11 di Mister Papallo che supera la Rombiolese, e il Melicucco, 2-0 sul San Giorgio, e squadra Preas Promontana che si allontana dalla zona calda, portandosi a quota 28 in classifica.